Un clima di gioia e calore ha accompagnato la visita del Papa ieri pomeriggio alla parrocchia romana di San Giuseppe all'Aurelio. Entusiasmo con i bambini, ai quali Francesco ha confessato di avere ancora nel cuore la sua catechista, Suor Dolores. A loro l'invito a non dimenticare mai queste figure importanti. Poi l'incoraggiamento ai Rom a non perdere mai la speranza anche nei momenti difficili, perché il Signore non ci abbandona mai. Ai tanti malati accolti nell'Istituto degli Oblati di San Giuseppe ha ricordato che loro sono la forza della Chiesa, perché continuamente la innaffiano con la vita, le sofferenze e la pazienza. Ultimo incontro del Papa con i bimbi battezzati, quindi la confessione di 5 fedeli. Infine, nell'omelia della Messa, Francesco ha ricordato il senso profondo del Natale cristiano e ha raccomandato un cammino di preghiera, di rendimento di grazie e di aiuto a chi ha bisogno. E la gioia del Natale? È una gioia speciale, ma è una gioia che non è solo per il giorno di Natale, è per tutta la vita del cristiano. È una gioia serena, tranquilla, una gioia che sempre accompagna il cristiano, anche nei momenti difficili, nei momenti di difficoltà, questa gioia diventa pace. Ma il cristiano non perde mai la pace quando è vero cristiano. Anche nelle sofferenze, quella pace è un dono del Signore.